Salve a tutti e bentornati al mio canale. Le due partite di oggi con due cose: la lotta salvezza si riapre e l'Inter non supera l'esame di maturità o l'esame universale, come volete voi. Ma prima di tutto una cosa fondamentale: iscrivetevi al canale e attivate la campanella, perché se attivate la campanella ogni volta che uscirà un nuovo video vi arriverà la notifica. Andate poi sui miei social Facebook, Instagram e Twitter per essere sempre aggiornati su tutto. E poi, altra cosa, se volete, mettete mi piace ai video e commentate, perché a me piace, non mi piace fare il monologo, come sapete, ma voglio il dibattito. Sempre con educazione e rispetto possiamo fare un bellissimo dibattito tutti quanti. Andiamo subito ad analizzare la prima partita. La prima partita è Verona-Salernitana. Sta passando un momento d'oro il Verona, e la Salernitana sta passando un momento davvero terribile. La Salernitana viene dalla pesante sconfitta contro la Juve 3-0 in casa, invece il Verona viene da un pareggio e due vittorie, l'ultima una vittoria contro il Lecce, poi viene col pareggio con l'Udinese e il pareggio con la Lazio. Invece la Salernitana viene dalla vittoria contro il Lecce, però viene dalla sconfitta con la Juve, l'altra sconfitta col Napoli e la sconfitta pesante con l'Atalanta per 8-2. Un momento davvero particolare, dove in questo scontro diretto si può dire: se la Salernitana vince, chiude il discorso salvezza; se vince il Verona, riapre tutto e vince il Verona. Un Verona che nel primo tempo, si può dire che nel primo tempo ha giocato qualcosina in più il Verona, è andato addirittura due volte in gol con Gonge. Il primo è stato annullato per fuorigioco grazie al VAR, però il secondo è un capolavoro. Lazovic fa un cross perfetto dalla sinistra e Gonge arriva, tira al volo e fa il gol dell'1-0. Però la Salernitana è una squadra che non si arrende, l'abbiamo visto pure contro la Juve, se anche lì la Juve ha dominato nel secondo tempo ha fatto entrare Piontek e Koulibaly, è uscito con Candreva, che oggi sinceramente Candreva non mi è piaciuto tanto brillante, non è stato tanto brillante, e Piontek ha avuto quell'occasione a tu per tu con il portiere della del Verona, Montipò, che Montipò fa un attento con miracolo. Nel secondo tempo era Salernitana contro Montipò e lì l'ha avuta la meglio Montipò. Poi anche Dia all'ultimo sbaglia quel gol, da quel bellissimo tiro dalla distanza sfiora il gol, però se andiamo a vedere nei 90 minuti il risultato più giusto era l'1-1. Un primo tempo tutto di marca Verona, secondo tempo tutto di marca Salernitana. I salentini hanno giocato sia con Bonazzole sia con Dia, poi ha cercato di mettere anche il tridente con Piontek. E davvero quel tiro sbagliato da Piontek, che poteva davvero cambiare completamente i risultati, era tu per tu con Montipò, però Montipò ha fatto un attento con miracolo. Lo stesso aveva fatto Montipò qualche minuto prima su Vigliani e altrettanto su Bonazzoli. Una sconfitta pesante che riapre tutto. Però prima di tutto vediamo la statistica: possesso palla 37-63, tiri 14-8, tiri in porta 4-3, tiri fuori 5-4, tiri fermati 5-1, punizione 21-21, calci d'angolo 5-1, fuorigioco 5-1, rimesse laterali 18-28, parate 3-3, falli 14-21, cartellini gialli 2-3, passaggi totali 289 contro 509, passaggi completati 183 contro 386, contrasti 14-18, attacchi 100-133, attacchi pericolosi 37-43. In tutta la partita, se andiamo a vedere i 90 minuti, il risultato più giusto era il pareggio. Con questa vittoria il Verona sale a 17, meno 2 dallo Spezia. E qualche tempo fa questa lotta salvezza che sembrava chiusa non se lo immaginava nessuno, anche è vero che lo Spezia sta facendo macelli partita dopo partita, il Verona sta giocando partita dopo partita e riapre tutto, soprattutto rimette in gioco con questa sconfitta la Salernitana. La Salernitana in questo momento si trova a meno 4 dal penultimo posto e non lo so se Davide Nicola
è stato tolto per molto meno, è stato esonerato, poi richiamato stavolta dopo una sconfitta pesante, questo scontro diretto, non lo so, non lo so proprio. Invece l'altra partita è stata Sampdoria-Inter, una Sampdoria tutto cuore, secondo pareggio consecutivo, però questo pareggio è un pareggio che dà morale, ma se c'erano i 3 punti di Monza, era tutto, ora stavo parlando tutto di un altro campionato, si parlava tutto di un altro campionato. Quei 2 punti mancanti sono 2 punti fondamentali per la Sampdoria. Invece nella partita Sampdoria dell'Inter, scusate, la partita dell'Inter, abbiamo due immagini. La leticata di Lukaku con Barella e poi l'ultima azione dell'Inter, quando Lautaro Martinez a tu per tu col portiere, sì che era girato, però non è riuscito a tenere in porta a fare gol partita, era davvero a neanche un metro dal portiere della Sampdoria. Queste sono le due immagini della partita dell'Inter, una partita che l'Inter ha dominato, non ci possiamo nascondere, l'Inter ha dominato prima all'ultimo minuto, però anche è vero che è un Inter che non riesce a tirare, un Lukaku con tutto il rispetto, e Lukaku non è Lukaku della prima Inter, quella di come si chiama, di Antonio Conte, un Lukaku lento, Lukaku che non riesce a incidere, forse fisicamente non sta neanche bene, non lo so, no? Essendo che non li seguo gli allenamenti e non so le notizie fresche di casa Inter, però un Lukaku secondo me che non è Lukaku che tutti noi ci ricordavamo, la coppia Martinez-Lukaku era la coppia che quando giocava, quando c'era Conte avevi paura, perché era una coppia che partivi con 2 gol a partita. Invece stavolta, almeno in questa partita, un Inter poco lucida. E ve lo dico, quelle due immagini sono le immagini della partita. Il fatto che Lukaku litiga con Barella, però questa volta posso dare ragione, Barella, polmone, cuore, grande giocatore, centrocampista più forte italiano, però fa troppe scene, fa troppe scene. Sarò attaccato dagli interisti, però sì, non alza sempre le mani, sempre che fa le scenate, che alza le mani. Si è perso un pallone, calma, calma. Eppure quelle scenate là che tu gli fa un compagno, quel compagno la prima volta sta zitto, la seconda volta sta zitto, ma quando le cose non vanno bene, quando le cose non vanno bene, poi comincia quel tipo di litigata che non è stata litigata, però è una discussione che in modo le telecamere inquadrano. L'Inter che oggi sembrava, secondo me, se l'Inter questa partita durava altri 90 minuti non segnava, oggi l'Inter era caricata con pallettoni a salve, a pallettoni a salve, né Lukaku, né Dzeko, né Martinez, oggi nessuno riusciva a segnare, sembrava un Inter caricata a salve. Dall'altra parte una Sampdoria tutto cuore, tutto cuore. Io l'avevo detto, la vittoria di Monza doveva essere, era quella che mancava, è mancata quella vittoria, e oggi se c'era quella vittoria più questo pareggio, parlavamo di tutto, di tutt'altro, scusate, stava cadendo, di tutto un altro campionato della Sampdoria. Invece ottiene questo pareggio che dà morale, la squadra di Stankovic ha capito come deve stare in campo, giustamente in un campionato dove nel calciomercato invernale invece di migliorarti ti sei indebolito perché hai venduto Barinowski, Marino o Marino Barinowski, come si chiama lui, al Napoli, cosa che a te ti serviva, hai venduto Caputo, l'hai venduto all'Empoli, con tutto il rispetto hai preso ragazzi, però non ti fanno la differenza, Stanco ci sta facendo un lavoro pazzesco, ma oggi più del pareggio non poteva fare, è un pareggio che dà morale, però come ho detto la vittoria di Monza, quella vittoria che proprio a 10 secondi alla fine gli è sfuggita dalle mani. Oggi potevamo parlare di altro, andiamo a vedere la statistica della partita. Una partita dove possesso palla 34-66, tiri 7-25, tiri in porta 2-5, e qui forse è il problema dell'Inter, che l'Inter ha fatto 25 tiri, però alla fine davanti alla porta dove
a 2 euro è riuscito a fare due interventi, sono solo 5. Poi tiri fuori 3 a 13, tiri fermati 2 a 7, punizioni 15 a 12, calci d'angolo 3 a 7, fuori gioco 3 a 0, rimesse laterali 15 a 3, parate 5 a 2, falli 13 a 11, cartellini gialli 3 a 1, passaggi totali 360 contro 668, passaggi completati 267 contro 600, passaggi contrasti 9 a 11, attacchi 64 a 95, attacchi pericolosi 37 a 58. Un Inter, come ho detto, oggi poteva durare altri 90 minuti, non avrebbe segnato. Fuori Gosens e dentro Di Marco, quello è stato un cambio che io non lo so che cosa è successo a Gosens. Non è il Gosens che ci ricordavamo all'Atalanta. È anche vero che tanti giocatori che esplodono, che sembrano fenomeni all'Atalanta, poi vanno in un'altra squadra e diventano giocatori normali. Non sappiamo se è l'ambiente Atalanta o l'allenatore Gasperini, però come Gosens, abbiamo l'esempio di Caldara, Gagliardini, lo stesso lo stesso Spinazzola, ne possiamo mettere quanti ne volete. All'Atalanta sono fenomeni, fanno la differenza, poi escono dalla zona comfort e diventano come oggi i Gosens, che dopo 46 minuti è stato cambiato perché non spingeva. Poi è uscito Barella per Brozovic e Dzeko per Lukaku, due giocatori che secondo me il fatto che invece di giocare discutevano ha pesato molto. L'Inter va a meno 15 dalla Coppa Luista Napoli, che è sempre più vicina a vincere sotto il terzo scudetto. Altrettanto posso dire ora più che mai: campionato falsato. Questo è completamente un campionato falsato. Io non sono come gli ipocriti che dicono che il campionato è falsato. No, il Napoli sta vincendo e sta vincendo meritatamente. Per me il campionato è falsato dal secondo posto in giù. In questo momento la Juventus è la seconda in campionato. La Juve è la seconda dietro a un Napoli fantastico. Che io non ho, io a differenza, mo qualcuno mi attaccherà, di alcuni i napoletani, alcuni tifosi napoletani, quando la Juventus vinceva diceva che la Juventus vinceva perché rubava, perché faceva. Per me non era vero, perché la Juventus vinceva perché dominava. Oggi sto dicendo che il Napoli è fantastico, il Napoli sta facendo un calcio meraviglioso e io sono sicuro che in questo momento, non dico che parte favorita a vincere la Champions, però parte nelle prime quattro, e questo l'avevo detto. Se andate a vedere i video, già a settembre, se tenevo questo ritmo, in questo momento in Europa non vedo una squadra, neanche Manchester City di Guardiola, che può tenere il passo di questo Napoli. E se il Napoli riesce a forse anche rallentare un po' in campionato, perché ormai meno 15, quando ci sono le partite di campionato prima della Champions, mettere le riserve e puntare davvero al campionato, perché a più 15 lo può puntare al campionato, il Napoli in Europa si può togliere anche tante soddisfazioni. L'Inter non ha superato l'esame di maturità, resta qui, e come ho detto, per me dal secondo posto all'ultimo posto è un campionato falsato. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per sempre aggiornati su tutto. Ciao, alla prossima!